Senti Fabrizio, parlando anche con altri colleghi, più di una volta tu hai avuto qualche parola, così, non di condanna nei confronti dei presunti tuoi rapitori, anzi, in qualche modo è parso che tu volessi trovargli delle argomentazioni a loro scusante. C'è un concetto particolare che tu hai dei banditi, della loro definizione? Io ho già detto che attraverso questo sequestro ho approfondito meglio quelle che sono le mie conoscenze della Sardegna e dei Sardi, anche per il fatto che sono stato accostato da personaggi che la Sardegna la conoscono e l'hanno vissuta sicuramente meglio di me, come per esempio Ugo De Sì. Se etimologicamente dice De Sì, per bandito si intende l'appartenere ad una banda, o se per bandito si intende appartenere ad un gruppo di persone bandite dalla società, non si vede come mai le persone bandite dalla società sarda e appartenenti ad una banda sarda vengano considerate banditi. Invece altri personaggi, come per esempio Sindona, come per esempio Gelli, vengono considerati bancarottieri, eppure sono anche loro banditi dalla società o appartenenti ad una banda. Questo, ripeto, rispecchia un modo di emarginare un'isola, emarginare una regione. E questo non lo trovo assolutamente giusto, non lo trovo corretto.